Perché è importante allineare mente, corpo e spirito? In questo video parliamo di allineamento tra mente, corpo e spirito. Se vuoi aiutare gli altri a trovare la propria strada ed essere felici, devi allineare mente, cuore e spirito. Perché se cerchi di aiutare gli altri solo con la mente, magari sai comunicare bene e usi anche le parole giuste, la gente ti comprende, ma non riesce ad arrivare al cuore delle persone e quindi non comprendono la profondità del tuo messaggio. Se cerchi di aiutarli solo con il cuore, non riesci ad organizzare materialmente tutte le azioni necessarie per aiutare chi ami e magari ti manca la struttura mentale, la competenza necessaria per trasmettere il tuo messaggio. Ed ora ti condivido un segreto potentissimo per poter parlare agli altri trasmettendo le emozioni del cuore. Il segreto è di entrare tu per primo nell'emozione che vuoi trasmettere, quindi se vuoi parlare con il cuore, devi entrare per primo tu nel tuo cuore. Questo è abbastanza intuitivo. Ciò che non è intuitivo è che ci sono alcuni argomenti che ti portano direttamente a parlare con il cuore, altri no. E questo è estremamente soggettivo. Per esempio, se ti dovessi parlare dello spread o di come si compone un bilancio aziendale, tu percepiresti soltanto la mia mente perché non riuscirei a parlare con il cuore. Ma se ti devo parlare di spiritualità e di ricchezza, in me riemergono tutta una serie di emozioni, il periodo in cui io ho sofferto come un cane la mancanza dei soldi, i miei quasi 20 anni di percorso spirituale, con tutte le esperienze mistiche che ho vissuto, automaticamente mi sposto dalla mente al cuore, perché questi argomenti stimolano fortemente le mie memorie emozionali. E allora ti chiedo, quali sono gli argomenti che ti trascinano dalla mente al cuore? Se allinei mente e cuore, già sei anni luce avanti a tutti gli altri, però se ti manca la connessione spirituale, ossia la connessione con la tua parte più pura, allora al tuo messaggio mancherà comunque qualcosa. Se allinei mente, cuore e spirito, mettendoti al servizio del prossimo con l'animo giusto, allora nessun obiettivo ti sarà mai più precluso. Che cosa significa allineare mente, cuore e spirito? Significa far sì che siano in armonia mente, cuore e spirito. La mente rappresenta le nostre abilità, le nostre conoscenze, la nostra saggezza. Queste cose devono essere guidate sempre dal cuore, dove risiede l'amore incondizionato. E il modo in cui manifestiamo l'amore incondizionato nel mondo è con lo spirito di servizio. La radice di tutto è quindi nel lato spirituale, nello spirito di servizio, che passa attraverso il cuore e si manifesta nel mondo fisico attraverso le nostre azioni, le nostre capacità, le nostre conoscenze e la nostra saggezza. E nei prossimi tre video parliamo proprio di mente, cuore e spirito. In particolare, nel prossimo video, conosciamo la mentalità da coach, che è quella che devi sviluppare se vuoi vivere ad un'ottava superiore. E tu? Quali di questi tre aspetti senti di volere ancora allineare? Su quale parte di te senti di volere ancora lavorare su di te? Scrivilo qui sotto nei commenti. Se hai compreso l'importanza di queste informazioni e di quanto sia importante integrarle nella tua vita per il miglioramento della tua vita e delle persone che ti sono vicine, allora clicca sul link qui sotto ed iscriviti all'Energetic Club, perché nei prossimi 12 mesi è proprio questo il programma che terremo, ossia come integrare nella tua vita questa mentalità che noi chiamiamo mentalità Coach Mindset. Ti ringrazio perché hai guardato questo video. È importante che tu lasci un piccolo segno del tuo passaggio e anche perché sapremo risponderti nei prossimi video. Un abbraccio e tanta luce.